Sport calcio Serie D, dopo 8 turni si ferma il Ribera sul campo di Paternò del comprensorio normanno. Pareggio interno per il Licata contro la Nuova Cosenza, lanista perde nell'anticipo a San Biase, tentativo di fuga dell'ACR Messina. In eccellenza l'Acragas fulmina anche la Folgore con una cinquina di reti che hanno entusiasmato il pubblico presente. Partita senza storia all'Esseneto con Bonaffini, Arena, Contino, Pellegrino e Rosa che hanno timbrato il cartellino corretto di pregevole frattura. Poca cosa la Folgore che non ha impensierito in 90 minuti la difesa bianco-azzurra che ha corso pericoli, che ha mai corso pericoli naturalmente. Il pensiero dell'Acragas è ora rivolto alla partita di domenica prossima con il San Giovanni Gemini, attuale seconda forza. Finisce in parità il tanto atteso big match tra Sciacca e Profavara in promozione. Il Serra di Falco prosegue la sua serie nera in trasferta e rimedia una brutta sconfitta a Salemi. Nonostante il cambio del tecnico, il Canicattì esce sconfitto dalla trasferta di Carini con un pirotecnico 4-3. Vincono Aragone e Cianciana, ancora un successo salutare per il Mussomeli, il terzo consecutivo. In prima categoria, partita con il fiato sospeso fino al triplice fischio dell'arbitro tra Sporting Racalmuto e Milena nel derby interprovinciale da alta classifica. Le due formazioni non si sono risparmiate, hanno dato vita ad una gara da brividi. Alla fine la spunta lo Sporting Racalmuto che, seppur in inferiorità numerica dal 40esimo del primo tempo, trova la rete vincente con il solito Giaconia al 65esimo, smarcato in avanti da un lungo lancio complice. Uno svarione difensivo trafiggeva Di Marco con un pallonetto delizioso. Lo Sporting rimane imbattuto, oggi più che mai ha dimostrato tutta la sua forza, senza Satta squalificato e Melfa infortunato è in 10 per 50 minuti, è riuscita a difendersi dagli assalti di un ottimo Milena. Da evidenziare la grande prestazione del portiere D'Antone, autore di 3 super parate che hanno salvato il risultato. Ma un plauso va anche al tecnico Sferrazza, bravo a sistemare la sua squadra quando rimasti in 10 e di più perdendo il pioniere della squadra del reparto difensivo, Arcangelo Cammarata. Ma vediamo le interviste del dopogara. Questa mattina grande prova del suo Milena che ha reso cara la pelle allo Sporting Racalmuto, però con un uomo in più nella ripresa, forse non ci avete creduto. Ma no, forse il discorso è inverso, forse hanno creduto di vincere facile, però così non è, perché il Racalmuto merita l'attuale posizione che c'ha, chiaramente non è a caso la prima in classifica. E infatti sono rimasto a giocare per buon 20 minuti con lo stesso modulo tattico come quando eravamo 11 contro 11, però forse la densità mentale del primo tempo non c'era più, per cui in un errore difensivo abbiamo sbalancato la porta per fare 1-0, poi è venuto facile per il Racalmuto difendere il risultato con palle lunghe, non si poteva più giocare, non c'era più partita, per cui i giocatori erano scarichi. No, complimenti al Racalmuto, anche se penso che il risultato sarebbe stato un pareggio, forse sarebbe stato più giusto per tutte e due le squadre. Comunque questo è il calcio, il bello del calcio è questo. L'unico neo che rimane in questa partita è la non sportività della dirigenza del Racalmuto, perché non mi ha fatto entrare all'interno dello spogliatoio alla fine del primo tempo. Sono cose che rimangono, perché quando ci sono dei rammarici oppure cose personali con il sottoscritto non fanno parte del calcio. Il calcio è tutta un'altra cosa, comunque ci sta pure nel mondo del calcio, prendiamola per anche questo tipo di atteggiamento, prendiamola come un gioco. Auguri al Racalmuto, chiaramente, per il proseguo del campionato, auguri al mio Milena, sperando che in settimana facciamo qualche acquisto, che eravamo ai minimi termini, e il campionato continua, non è finito qua, non finisce. Si interrompe la striscia di vittorie del Milena, erano 5 consecutive.
Sì, vabbè, noi giochiamo tutte le partite per vincere, anche l'atteggiamento tattico del primo tempo era quello per vincere, sono venuto a giocare qua con tre punte, con un'altra mezza punta, e se vuoi vincere il campionato d'altronde oppure vuoi arrivare lì sopra devi cercare di vincere le partite e l'aggiustamento dell'età deve essere quella. Essere spadagnino non porta niente nel sacco, per cui la mentalità deve essere quella. Poi magari la densità dei giocatori, la densità mentale dei giocatori non c'è e poi magari viene questo tipo di risultato. Comunque complimenti al Ragalmuto, il campionato chiaramente non finisce qua, continua per tutti, perché tutto sommato è un bel campionato che si sta rispetto all'inizio dove si pensava che era un campionato così mediocre, invece si sta dimostrando un campionato all'altezza della situazione, è un bel campionato per tutti gli sportivi che seguono il mondo del calcio. Direttore sportivo, in settimana acquisti importanti, ma forse l'importanza è quella di oggi, 3 punti contro un buon Milena. Sicuramente i 3 punti con il Milena è un percorso importante per questo Sporting in Ragalmuto. Vorrei fare un piccolo appunto, non capisco il rammarico che ha mister Mattina nei confronti della dirigenza dello Sporting, perché anche nel calcio ci sono delle regole e chi è squalificato deve stare fuori. Hanno detto bene i commissari pochi giorni fa in consiglio comunale, non si conoscevano le regole e bisogna conoscere le regole. Chi è fuori? Conte è squalificato e sta in tribuna a Torino, chi è squalificato deve stare fuori. Sicuramente la partita più dura, più spigolosa della stagione, il Milena ha giocato una gran bella gara, ma lo Sporting è rimasto in 10 dal 40° del primo tempo, ci ha creduto e ha portato a casa 3 punti importanti. Sono punti importantissimi con una squadra ottima, l'abbiamo visto, direi solo con la nostra squadra abbiamo fatto una bella prova di forza, perché di quello possiamo parlare, una prova di forza che ci serviva dopo il pareggio di Castel Termini, dal mio punto di vista immeritato. Ora siamo pronti ancora a rincorrere partita dopo partita i 3 punti che ci servono. Il mese di dicembre è quasi quasi determinante per lo Sporting, perché già mercoledì arriva la gara di recupero contro l'Accademia, poi Cattolica, Libertas e Prizzi. Non ci fa paura, li dobbiamo fare, li giochiamo, ci tocca, sono a distanza ravvicinata, questo sì, però devo dire che un risultato positivo in inferiorità numerica contro un forte Milena, devo dire che i ragazzi hanno mostrato, oltre che prova di forza, una preparazione atletica non indifferente, quindi è dura ora l'Empedoclina, non so i risultati, però c'è l'Empedoclina, poi andiamo a Cattolica, è una trasferta difficile come tutte le trasferte, e poi il derby per chiudere il girone d'andata. Cerchiamo di fare più punti possibili all'interno dei 90 minuti, lo dico sempre. Grazie ancora, grazie a tutti. Presidente, grande prova dello Sporting, sottolineiamolo, rimasto in 10, grande entusiasmo. Sì, la squadra va benissimo, manca uno, restiamo in 10, vinciamo la stessa cosa. Cioè, la squadra è tutta compatta, non ci sono problemi per nessuna squadra. Super anche il vostro portiere D'Antone, autore di 3 interventi prestigiosi. Sì, è un ottimo, bravissimo portiere, è della Serie C, non parliamo di un portiere, però anche gli altri sono bravissimi, anche gli altri portieri sono benissimo, tutto a posto. Dove può arrivare questo Sporting Ragalmuto? Più lontano possibile. Oggi, ora abbiamo mercoledì, ora pensiamo a mercoledì, perché noi pensiamo sempre alla domenica, non pensiamo solamente alla prossima domenica che vinciamo. Mercoledì è un'altra partita. Sporting che rimane anche imbattuto dopo 11 giornate. Sì, perché c'è la difesa, c'è il gruppo di squadra, c'è il gruppo della dirigenza, c'è tutto. Non posso dire niente più altro. Emozionato, presidente? Sì, emozionato, perché in 10 era dura, però ce l'abbiamo fatta la stessa cosa. Ringrazio a tutti, buonasera.
Uno Sporting Racalmuto che dunque continua a far sognare il suo pubblico, e mercoledì c'è il recupero con l'Accademia Empedoclina, attuale terza forza del torneo, perché ieri gli Empedoclini sono stati fermati sull'1-1 e l'Empedoclina solo al 94esimo, nell'ultimo dei 5 minuti di recupero, è riuscita a raddrizzare la partita. Per quanto riguarda l'alta classifica, il Castel Termine ha vinto in rimonta a Canicattì, sul Città di Canicattì di Basilio Foti, mentre c'è il primo successo in campionato del Rocca Palumba. La Libertas Racalmuto senza guida tecnica per le dimissioni di mister Policardi continua la corsa in meta, con Rinaldo in panchina arriva una vittoria a Resuttano per 3-0, i gol di Cancelliere, Cosma e Gallo su rigore. Vedremo se la Libertas proseguirà con questa linea o se riuscirà a sostituire Policardi con un nuovo tecnico. Renato Maggio e Corrado Mutolo hanno già declinato l'invito a sedere sulla panchina bianco-azzurra. Prima vittoria, come detto, in campionato per il Rocca Palumba. Nel basket, dopo due KO consecutivi che avevano provocato un certo allarme, la Fortitudo Agrigento torna al successo e lo fa nel migliore dei modi. Il quintetto di Ciani a Recanate ha vinto 69-62 con gli ultimi istanti di gara vissuti al Cardio Palma. Con una superlativa prestazione di tutto il collettivo, l'Acragas Volley, stiamo parlando di pallavolo femminile, ha vinto contro il Cefalù 3-7-1, questi parziali 25-12, 25-11, 24-26, 25-20. Ma per saperne di più, noi come sempre vi rinviamo all'appuntamento del lunedì sera con Zona Sport, nona puntata. Adesso le previsioni meteo e arrivederci. Previsioni per oggi. Al mattino a nord schiarite alternate a nubi sparse. A sud soleggiato con poche nubi. Nel pomeriggio a nord soleggiato con poche nubi. A sud soleggiato con poche nubi. Previsioni per domani. Al mattino a nord soleggiato con poche nubi. A sud bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio a nord nubi irregolari con locali acquazzoni. A sud nubi irregolari con locali acquazzoni.